chiamavamo. Ray, ma tu hai sentito Alessio? Mi ha detto una cosa strana prima. Ragazzi, mi ha detto che vuole sfidarmi, non so. Volete qualcosa comprato? Ha detto che ha un playset nuovo della Play-Doh. Boh. Cosa vorrà farmi fare? Ha detto che dobbiamo cucinare. Si può cucinare con la Play-Doh? Secondo voi? Prima però di iniziare questa avventura, ricordatevi di iscrivervi al canale! Andiamo! Apriamo. Ecco qua. Allora, è tutto distrutto adesso. Ragazzi, vi faccio vedere cosa, quello che c'è dentro. E poi chiamiamo la mamma. Allora, forchettine. No, forchettine. Forchette, cose per cucinare. Questo. E anche il coltello. Sono anche dei pattini magici. Sembra tutto a posto. E dentro ci sono delle formine. Fragoline. Ecco qua la forchetta. Un sacco di. Ecco. Altre pelle d'oro. Tutte le cose. Adesso chiamiamo la mamma. Mamma! Mi ha chiamato, ma quante cose ci sono sopra il tavolo? Andiamo a vedere, sono curiosa. Ale, ma è bellissimo questo playset! Ma si può fare l'hamburger e il panino come se fossimo al Burger King? Sì. Allora proviamo a fare questo. Guarda questi piatti. Facciamo un hamburger a testa, ok? Chi lo fa meglio vince. Votate voi però, ragazzi, va bene? Votano loro? Sì. Poi nei commenti scrivete no, mi piace quello di Alessio, no, mi piace quello della sua mamma, della Franci. Ok, iniziamo? Ragazzi, non so, mi ha mandato via Alessio, quindi non vuole che veda il suo hamburger e il suo panino. Sarà veramente una vera sfida, perché magari guardando il suo panino potevo avere uno spunto. Vabbè, vediamo quando toccherà a me. Vediamo lui intanto cosa combina. Con questo Play-Doh farò il pan. Allora, prendiamo un po' di pane, poi un po' di Play-Doh, dopo. Tutto il contorno, ecco. Prendiamo un po' di questo. Allora, mettiamo tutto così, tutto il Play-Doh, così, che non va sempre, poi tolgo il contorno, sento, sì, un po' fatto, togliamo tutto il contorno così. Intanto che io faccio questo lavoro, io vorrei salutare Evan, che è lì, tutti e due. Adesso facciamo le insalate. Ecco qua. Fa così. Poi si rialza ed ecco qua la nostra insalatina. Mettiamo uno qua. E una qua. Adesso ho un'idea. Invece di finirlo così, io voglio fare un dettaglio. Ragazzi, ho trovato una forchettata. Allora, allora mettiamo tutti i vassellini
pezzi piccoli su il panino, facciamo così, in questo modo fare più bello il nostro panino, così il mio è più bello. E io non gli faccio mica vedere il mio panino perché sennò lei mi copia. Lo nascondo. Così da questo punto è il mio bello. E qua, mettiamo sopra qua e lo schiacciamo tutto. Il mio hamburger. Raga, faccio le patatine. Adesso questo è molto difficile togliere il contorno. Faccio anche la bustina e la fragolina. Adesso mettiamo anche adesso faccio la bustina. In realtà la bustina adesso è di un altro colore. Allora la faccio la grandità della delle patatine. Ragazzi, ha lasciato il campo a me. Cosa riuscirò a fare? Vediamo subito. Allora, prima di tutto abbiamo bisogno del pane e questo può aiutarci. Mettiamo subito un po' di pasta Play-Doh qui. Vedete? Devo fare il pane, ragazzi, senza panino no, niente da fare. Fare la cosa più bella, schiacciare. Ok, tiriamo fuori la nostra formina e cosa dite? Sembra un pane? Sì, facciamo anche l'altra parte. Sì, dai, sembra un panino. E così abbiamo il sopra e il sotto. Adesso andiamo a fare l'hamburger. Vi piace l'hamburger? Se vi piace l'hamburger lasciate like. Allora, con quale colore facciamo l'hamburger? Dovevo fare con un altro colore il pane. Oh no, ho sbagliato, ragazzi. Vabbè, dai, voi che volete che si accorga che ho sbagliato, facciamo l'hamburger sempre dello stesso colore. Forse dovevo usare questo per fare il pane e invece ho usato il colore dell'hamburger. Vabbè, facciamo finta che, non so, il pane si sia cotto un po' troppo. non si accorgerà di sicuro di questa piccola gaffe. Tanto di là non mi vede. Ok, chiudiamo e voilà, abbiamo fatto il nostro hamburger, un po' così, ma vabbè, lo mettiamo qua dentro e voilà, possiamo mangiarlo? No, possiamo metterci qualcos'altro. Abbiamo questi colori, ad esempio, possiamo metterci un pomodoro? Sì, ragazzi, c'è quello del pomodoro, vedete? Vedete? Allora facciamo un po' di pomodoro, capito? Lo mettiamo qua, un po' di pomodoro. E sicuramente il nostro hamburger, il nostro panino, sarà super buono. Vediamo. E voilà! Pomodoro pronto! Però è tutto intero, non ho mai visto un hamburger con tutto il pomodoro intero dentro. Voi l'avete mai visto? Vabbè, dai,
chiudiamo un occhio, Allora, direi che il mio panino è pronto, lo mettiamo nel piatto, lo impiattiamo e lasciate like se vi piace il mio panino, scrivete nei commenti che il mio panino è più buono del suo, è più bello! Ale! Chi ha vinto? Io! Allora, questo è il mio! No, non ci posso credere, raga! E poi il tuo? È stato più bravo di me, ma guardate, ma... E il tuo panino? Ma quante cose ho fatto, cioè... Io ho fatto solo... Ma il tuo panino è fregato! Hai fatto il panino del colore giusto! Ma l'hamburger è dello stesso colore del panino? Si è accorto? Io ho sentito che hai detto qualcosa. Ho sentito che hai detto proprio questa parola. Ho detto, ecco, dopo la frego. Ragazzi, si è accorto! È lo stesso, mi accorgevo! Vabbè, ragazzi, l'avventura di oggi, vero Ale? Sì. Finisce qui. Io provo a assaggiare questo hamburger che ho fatto io, non so, magari è buono. E io provo a assaggiare il mio, dov'è la mia forchetta? Magari è buono, raga. Dov'è la mia forchetta? Questa è mia. E questa è mia. Ragazzi, l'avventura di oggi finisce qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e noi vi aspettiamo per la prossima avventura! Ciao! Adesso, ragazzi, io vado a schiacciare il panino sotto una macchina giocattolo e...